Un successo oltre ogni più rosea previsione. Il corso in acqua per bambini autistici, organizzato dall'associazione Autismo Fuori dal Silenzio e tenutosi lo scorso weekend a Pagani. Da Milano a Pagani la dottoressa Faustino ha illustrato a genitori ed operatori le tecniche messe poi in pratica in piscina ai bambini. Un senso di felicità, di liberazione per i piccoli, che è corrisposto alla gioia dei genitori, a dimostrazione che cure e terapie appropriate migliorano di gran lunga gli standard e la qualità di vita dei bambini autistici. Basta non nascondersi, informarsi, aprirsi a chi ne sa di più. L'acqua è vitale per loro in tutti i sensi. Noi vogliamo che questa realtà diventi sempre più importante, proprio perché riusciamo a capire dai genitori che nel momento in cui un bambino non verbale ci fa la richiesta di piscina, vuol dire che per loro è veramente importante. Il bambino che vedete in piscina è mio figlio. Ogni suo sorriso è una gioia per noi genitori. In effetti, entrare nel mondo del bambino e farlo sorridere significa che è un traguardo importante. Cioè, stiamo facendo veramente delle cose importanti per loro, vivere il loro mondo, gioire noi insieme con loro. Sono quasi 10 anni che combattiamo per dare un futuro migliore ai nostri figli, perché sono bambini che si possono recuperare tranquillamente, sono bambini che ci possono dare tanto e possono dare tanto veramente anche alla società. Io dico alle mamme di non arrendersi mai e di lottare sempre per i propri figli, ma di uscire specialmente i genitori fuori dal guscio, che è importante. Beh, l'intento nostro è proprio questo, cioè portare qui dove insomma manca questo tipo di metodica rispetto al lavoro in acqua, che ricordo non è semplicemente nuoto. Questi bambini arriveranno a saper nuotare, però giocando e divertendo. Sarà un effetto secondario e sicuramente molto importante, ma la prima cosa è che loro stiano bene, abbiano un momento in cui possano sperimentare emozioni nuove, emozioni che li fanno sentire integrati e possano vivere anche percettivamente una realtà che insomma sia idonea al loro mondo e che li faccia sentire ben integrati rispetto al contesto.